cosa è successo oggi? Oggi, 4 novembre 2017, tutti i ragazzi della scuola sono venuti qua alla casa famiglia e hanno lasciato il loro segno sulla parete di questa nuova costruzione. Che bello! Oh, ma guardate! Non c'era niente quando abbiamo portato la pietra! Guarda lì cosa sta venendo su! Chissà che cosa è una casa famiglia! Dove si aiutano tutti i bambini! È tipo un insieme! Un insieme di chi? Di persone che fanno una famiglia tutte insieme! Come ti chiami? Filippo. E dov'è che studi? Prima B. E cosa avete fatto oggi tu e i tuoi amici? Scritto il nome per firmare per la casa famiglia. E la casa famiglia secondo te che cosa è? È qualcosa che tiene dentro gli orfani, sì? E i sogni. E che cosa è la casa famiglia? È la casa dove accoglieremo dei bambini orfani. Ma che cosa è una casa famiglia? Una casa famiglia è un luogo in cui ogni ragazzo, non importi il sesso, non importi l'età e non importi la provenienza, trova un posto in cui essere felice, in cui poter staccarsi dal suo passato, da ciò che ha provato e arrivare in un luogo dove può essere amato e può essere sostenuto da due genitori. Qual è la particolarità della casa famiglia che viene costruita qua? Che qua verranno accolte due famiglie e in queste due famiglie si aggiungeranno appunto dei ragazzi che hanno bisogno d'amore. La tua famiglia
è una casa famiglia? Sì, la mia famiglia un po' di tempo fa ha deciso di accogliere appunto questi ragazzi che provenivano da situazioni non idonee a ragazzi delle loro età. Io appunto sono la figlia di due persone che hanno deciso di aprire le loro porte e inizialmente è stato una grande gioia. Ero molto piccola, però ero molto felice ed ero anche in parte consapevole che sarebbe stata una cosa lunga, anche un po' faticosa, perché non tutto è in discesa. Lo ammetto, con il passare degli anni qualche volta è anche pesante, nel senso pensare ma quanta gente che c'è, quante poche cose possiamo fare. In realtà non è vero, perché anche se siamo noi in casa, siamo in 14, c'è sempre qualcosa da fare, ci sono sempre sorrisi, ogni giorno. Ogni giorno ci sono nuove sfide che affrontiamo come famiglia, che affrontiamo come fratelli. E sinceramente sono molto grata ai miei genitori per aver fatto questa scelta, perché hanno cambiato la mia vita, hanno cambiato la loro vita e stanno cambiando le vite di questi ragazzi.